Ciao e bentornati su Shify Ricappe Dita. Prima di iniziare, attenzione, allerta spoiler. Oggi andrò a spiegare un film drammatico fantasy cinese chiamato Anson and the Beast. Buona visione! Il film inizia con un uomo magro di nome Anson, che sembra essere inseguito da una misteriosa creatura nel cuore della notte. La creatura alla fine lo mette alle strette e Anson cade accidentalmente causandosi un grave graffio alla coscia. La scena torna ore prima dell'incidente, quando Anson cerca di uscire con una donna di una ricca famiglia, sperando di saldare il suo debito. Anson afferma di non essere disposto a fare rapporti sessuali dopo il matrimonio, il che rende la donna furiosa. Lo rimprovera per la sua scarsa formazione accademica e poi gli dà il numero di sua sorella in quanto è piuttosto bello. Lui si sente offeso e si allontana portando con sé la torta. Si scopre che Anson lavora come guardiano di elefanti nello zoo Solidarity. Quella notte riceve un messaggio da un rappresentante dell'app di appuntamenti che stava usando, dicendo che hanno trovato un'altra donna ricca. La mattina dopo, Anson chiama suo padre, che ha sofferto di problemi di salute mentale e da sempre vede suo figlio come un agente speciale. Improvvisamente, si presenta un gruppo di infermiere e una di loro avverte Anson di pagare il conto o suo papà verrà cacciato. Successivamente arriva in una caffetteria dove si avvicina casualmente una giovane e bella donna di nome Xiaobai, che in qualche modo sa già il suo nome. Si comporta in modo strano e afferma che lo sta cercando da molto tempo. Anson è terrorizzato quando lei gli rivela di essere una volpe, quindi corre immediatamente in bagno. Ma in seguito viene affrontato da un gangster che con forza lo porta fuori dalla caffetteria. Viene rivelato che Anson doveva ai gangster 2 milioni di yuan. La sera, Xiaobai fa visita a casa di Anson, ma è spaventato quando la donna riesce a individuare le cicatrici sul suo petto. Si scopre che Anson una volta ha protetto Xiaobai mentre era nella sua forma di volpe bianca, ed è da allora che si ritrova con queste cicatrici. Dal momento che Anson ancora non le crede, la donna tenta di trasformarsi per dimostrargli che è davvero una volpe. Dopo aver consumato diverse bottiglie di birra, Xiaobai si trasforma finalmente in una volpe bianca. Anson è così spaventato che scappa da casa sua dopo che la volpe gli ha strappato i vestiti. Nel frattempo, un uomo della Bureau of Transfiguration, detta anche Bot, un'organizzazione specializzata nella ricerca di creature uniche, avvista Xiaobai che si trasforma illegalmente nel mondo umano e ordina agli altri di catturarla. La volpe ubriaca insegue il guardiano dello zoo in topless in cima a un edificio, finché Anson non viene messo alle strette e cerca disperatamente di toccare la volpe, ma lei lo spaventa facendolo cadere. Fortunatamente, gli agenti Bot arrivano in tempo e salvano Anson. Rilasciano poi dei dispositivi che cancellano la memoria dei testimoni. Xiaobai distrugge il dispositivo appena prima che raggiunga Anson, poiché non vuole che il ricordo di lei venga cancellato. Pochi istanti dopo, Xiaobai perde conoscenza a causa del consumo eccessivo di alcol. Quindi gli agenti la portano via lasciando Anson da solo. 6 ore dopo, Anson torna a casa e si confronta di nuovo con i gangster. Si sente come se avesse le allucinazioni e improvvisamente impazzisce, ma Xiaobai sembra proteggerlo. Tuttavia, i gangster e Anson scappano spaventati dopo che la donna ha trasformato la sua testa in quella di una volpe. Gli agenti Bot rilevano che Xiaobai si sta trasformando di nuovo illegalmente e inviano immediatamente il dispositivo per cancellare la memoria sulla scena. Fortunatamente, Xiaobai riesce a trovare Anson poco prima che venga morso dal dispositivo. Lei dice goffamente a Anson che lo ama e vuole sposarlo per ripagare la sua gentilezza. Tuttavia, il guardiano dello zoo chiarisce che quella volta l'ha salvata solo per caso. Dall'altra parte della città, il commissario Yun di Bot visita gli agenti e interroga il capitano On sulla capacità di catturare Xiaobai. Spiega che la forma di volpe di Xiaobai è una razza rara e avverte il capitano On di non lasciare che venga inquinata dagli umani. Tornando ad Anson, incontra una figlia di una famiglia benestante che è disposta a sposarlo per aiutare il suo problema finanziario. Ma Xiaobai si presenta all'improvviso e rovina l'atmosfera, non permettendo ad Anson di uscire con un'altra donna. Anson rivela disperatamente che non ha altra scelta che sposare una donna ricca, perché ha urgente bisogno di saldare il suo debito. Sempre quella sera, il commissario Yun si avvicina ad Anson e spiega le storie delle creature, la cui genetica è stata portata da un'astronave aliena e poi mutata con l'ecosistema terrestre. Hanno creato così gli esseri più intelligenti sulla Terra, inclusa Xiaobai, che ora vivono accanto agli umani. Yun dà una siringa speciale ad Anson, sperando che li aiuti a catturare Xiaobai. In cambio, Yun gli darà un sacco di soldi che saranno sufficienti per Anson per pagare i suoi debiti e vivere una vita dignitosa. Successivamente, Anson va in un parco di divertimenti dove Xiaobai gli si avvicina e gli dà dei soldi, guadagnati raccogliendo spazzatura lì. Tuttavia, Anson afferma che ciò è inutile e rende Xiaobai triste. Anche se ha l'opportunità di iniettare il liquido, non lo fa.
Invece, le racconta di come ha perso milioni di quando può essere stato ricattato da un fan. Così, per guadagnare più soldi per il suo amante, Xiao Bai va in una discoteca e fa la ballerina. Riesce a impressionare un uomo ricco, ma all'improvviso appare Hanson e la porta via. Mentre camminano, Hanson la rimprovera di essersi venduta, dimostrando che gli importa davvero di lei. Le rivela, quindi, del suo incontro con Yun. Xiao Bai chiarisce che le va bene essere iniettata con il liquido fintanto che il debito sarà pagato, ma lui si rifiuta di farlo e invece la bacia. Ritornano a casa di Hanson e conducono una breve cerimonia nuziale. Nel frattempo, il commissario Yun viene informato della sua posizione e si dirige immediatamente verso di lei al club, ma non riesce a trovare la volpe bianca. Tuttavia, scopre casualmente una donna che sta interagendo illegalmente con gli umani. La donna cerca di attaccarlo, facendo perdere la pazienza a Yun che la uccide. Tornando alla coppia, gli agenti bot circondano la casa di Hanson e tentano di arrestare Xiao Bai per aver infranto la legge. Anche Yun, il capitano On e i suoi agenti sono presenti lì. On crea un diversivo per guadagnare un po' di tempo, permettendo alla coppia di scappare, ma non per molto. La lotta prosegue fino a quando Yun minaccia di uccidere Hanson. Xiao Bai non ha altra scelta che inginocchiarsi e si lascia catturare dalla bot. Fortunatamente, i gangster si presentano casualmente e distraggono gli agenti. Xiao Bai sfrutta questa opportunità per trasformarsi e scappa con Hanson. Il commissario li insegue e scocca una freccia, che colpisce la schiena della volpe. L'amica di Xiao Bai, Bing Bing, li trova e cura la sua profonda ferita. Gli agenti riescono a localizzarla, quindi Bing Bing porta la coppia in uno studio cinematografico. Il regista si sente sospettoso nei confronti di un uomo, che si scopre essere Yun travestito da membro della famiglia reale, dato che non l'ha mai visto prima e il suo trucco è terribile. Nonostante ciò, la ripresa della scena di combattimento continua comunque. Xiao Bai si rende conto che gli agenti della bot sono in studio, quindi porta Hanson con sé e prova a scappare. Tuttavia, Yun gioca sporco e porta il padre di Hanson per attirarlo, cosa che funziona. Xiao Bai li vede e si dirige verso Hanson. Gli afferra la mano e si inietta deliberatamente il liquido sul collo. 3 mesi dopo l'incidente, Hanson è diventato un uomo ricco e ora è in grado di trasferire suo padre in una stanza decente in ospedale. Nonostante abbia soldi abbondanti, gli manca ancora Xiao Bai ed è disposto a rischiare tutto per trovarla. Hanson torna nella sua vecchia casa dove trova accidentalmente il capitano On, che lo incolpa di aver iniettato il veleno in Xiao Bai. Dopo un breve litigio, On trova un modo per entrare nella prigione e porta Hanson in un ristorante dove il proprietario lo trasforma, facendolo sembrare esattamente uguale al commissario Yun. Successivamente entrano in un frigorifero, che li trasporta direttamente in prigione attraverso un tunnel della metropolitana. Incontrano lì il direttore della prigione, che si scopre essere il cognato di Yun. È confuso sul comportamento falso di Yun, ma non ha altra scelta che obbedire al suo comando. Il direttore porta quindi Hanson nella cella di Xiao Bai. Tuttavia non sembra riconoscere suo marito, anche dopo che lui ha rivelato il suo travestimento. Lei attacca Hanson mentre lui cerca di parlarle. E l'uomo le mostra il segno del loro matrimonio scusandosi per essere un partner inutile, facendo tornare lentamente i ricordi a Xiao Bai. Non molto tempo dopo, On interviene e tenta di portare fuori Xiao Bai. Sfortunatamente si imbattono nel vero commissario Yun, il che confonde le guardie. Subito dopo che il vero commissario ha rivelato le sue ali, Xiao Bai si libera e accidentalmente rimuove la maschera di Hanson. Quando Yun sta per uccidere Hanson durante una diretta streaming, diversi prigionieri scappano dalle loro celle e distraggono tutti nella stanza. Si scopre che in realtà sono esseri umani vittime di falsi arresti durante le riprese precedenti in studio. Uno di loro si arrampica e abbassa stupidamente la leva, che sblocca ogni cella della prigione. La situazione diventa caotica quando i prigionieri scappano e attaccano le guardie. Il commissario Yun deve intervenire per occuparsi dei prigionieri. A questo punto, Xiao Bai finalmente riprende conoscenza, ma riconosce ancora a malapena suo marito. Hanson distrae Yun, e On usa questa occasione per stenderlo. Pochi istanti dopo, il malconcio Yun afferra un coltello e tenta di uccidere Xiao Bai, ma il coltello colpisce invece Hanson, che cerca di proteggerla. Xiao Bai, che finalmente si ricorda di suo marito, si infuria e lancia senza sforzo il commissario fuori dall'edificio. Il giorno seguente, Yun viene arrestato e ora è sotto esame per il suo stato mentale, mentre il capitano On ottiene una promozione e permette il matrimonio tra la loro razza e gli umani. Tuttavia, accetta ancora a malapena il fatto che la sua cotta, Xiao Bai, abbia scelto Hanson invece che lui. Nel frattempo, Hanson è sopravvissuto all'attacco e la coppia ora vive una vita felice insieme. Alla fine del film, la coppia ha la fortuna di avere un figlio. Iscriviti per guardare altri video come questo. Attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.